Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Massimo Cacciari, il filosofo, il professore di estetica a Milano, di sinistra, del PD, diciamo così, del PD, ex sindaco di Venezia, che ultimamente non condivide come questa sinistra sta gestendo sia il governo sia anche i propri partiti. Quindi molto critico verso la sinistra di questi ultimi anni. E dice questo governo non ha nessuna alternativa e può cadere solo se non si presenta in breve tempo con un piano per il recovery fund. Se non lo farà, il governo va a casa. Se non lo fa, non c'è niente da fare. È il pronostico di Massimo Cacciari, che ospite di 8 e mezzo si esprime così sul quadro politico e sulle fibrillazioni nel governo in relazione al piano per il recovery fund. Beh, anche Cacciari ha capito che questo governo ha un unico e grande obiettivo: non cadere. Non cadere perché la gran parte di questa maggioranza non sarebbe più eletta, a partire da Giuseppe Conte, che non ha un partito, da quasi tutti i 5 Stelle, che sono centinaia tra Camera e Senato, che con il vincolo del secondo mandato non hanno più un partito. E quindi è un governo di contratti a termine. Hanno un contratto a termine la maggioranza e quindi vogliono sfruttare tutto il tempo che gli rimane per prendere fino all'ultimo stipendio. Cacciari poi aggiunge, durante la trasmissione in TV 8 e mezzo, aggiunge e dice queste parole: stiamo assistendo all'inizio di una bancarotta generazionale. Stiamo riversando sui posteri centinaia di miliardi di debito aggiuntivo. Mi interessa che ci sia un piano per spendere i soldi sul recovery fund, che non servono per l'assistenza. Il governo dovrà dirmi se c'è un piano per parare il colpo legato a centinaia di miliardi di debito. Perché Conte dovrebbe gettare la spugna. Mi sembra affezionatissimo al suo ruolo. Il governo non cade perché Conte si stufa o perché c'è un'alternativa, prosegue. Il costo del debito non ce lo paga l'Europa. Il governo dovrà prendere una decisione: o fa una manovra con una patrimoniale, ma è molto difficile, oppure si va verso la direzione di un condono. È pacifico, a meno che non decidiamo che la montagna di debito va sulle spalle di figli e nipoti. Beh, quello che dice Massimo Cacciari fa riflettere. Stiamo facendo centinaia di miliardi di debito. Guardate che i soldi del recovery fund, più della metà, sono dei debiti. Se non erro, parliamo di 120 miliardi di debiti, più gli oltre 100 già fatti, siamo a 220-230 miliardi di debito aggiuntivo, cioè questi sono, è un debito in più di quello che solitamente si fa per coprire i buchi del debito passato, no? Perché l'Italia cosa fa? Fa come quelle persone mezze fallite che vanno a prelevare con la carta di credito e depositano sul conto corrente per tappare il buco della carta di credito del mese precedente. Sapete come fanno certi, no? Dice: ho 2.000 euro da coprire con la carta di credito. Allora vanno con la carta di credito a prelevare quelli del mese successivo, ne prelevano 2.000 e vanno a coprire il mese precedente. Intanto però, per coprire i debiti più le spese correnti, fanno il mese successivo un debito di 3.000 euro con la carta di credito. E allora il mese successivo vanno a prelevare 3.000 e li vanno a depositare sul conto che vanno a coprire il debito del mese precedente. Poi il mese successivo hanno debiti che crescono a 4.000 euro. Allora che cosa fanno? Vanno a prelevare 4.000, li depositano sul conto corrente per coprire il debito della carta di credito. Poi arriva il tetto della carta di credito, che è a 6.000 euro. Dopo altri 2 mesi arrivano al limite e non hanno più modo di coprire il debito perché la carta di credito è arrivata al massimo. E quindi ogni mese devono continuare a coprire i 6.000 della carta di credito. Il governo italiano sta andando verso questa direzione, sta continuando a fare debito per coprire i debiti precedenti, dell'anno precedente. Adesso ricordatevi che con queste centinaia di
di miliardi di debito in più. E con la finanziaria del prossimo anno bisogna contabilizzare questi debiti, cioè bisogna restituire capitale più gli interessi. Non solo il capitale dei soldi prestati, più gli interessi. E quindi questi soldi da dove si prendono? Giustamente Cacciari dice, ma quindi vorrei sapere dov'è il piano per rientrare dal debito? Dov'è? Non c'è. E perché Conte spende soldi senza avere un piano di rientro? È perché tanto lui dice chi se ne frega, poi ne arriverà un altro, no? Io poi ho finito, ho preso i soldi del Recovery Fund, li ho dati a Tizio, Caio, ho fatto comprare i monopattini, ho fatto i bonus per andare in albergo in vacanza, poi io torno all'università e il prossimo che arriva sono affaracci suoi, sono affaracci del prossimo che arriva. Beh, come discorso è abbastanza pessimo. Giustamente Cacciari dice, ma questi soldi chi li paga? L'Europa non li paga. Sapete che lo Stato non può stampare moneta? Lo Stato non ha moneta da parte, l'Italia non ha soldi da parte. Non può stampare la moneta, così è il trattato dell'euro, non si può stampare moneta. Non ha soldi da parte, l'Europa non glieli dà per tappare il debito, i buchi del debito. E quindi che si fa? Si fa altro debito finché la barca va. Un giorno che la barca non va più, lo Stato fallisce, come è successo a tanti altri stati nel mondo, l'Argentina. Lo Stato fallisce, dichiara fallimento. E questo è dove dobbiamo arrivare? Centinaia di miliardi di debito. Cacciari dice, farà una patrimoniale? Non credo. E allora che farà? Farà una maxi sanatoria, cioè mi devi dare 100, vabbè, dammi 20 e chiudiamo tutto, però quei 20 dammeli. Questo sarebbe quello che potrebbe fare il governo. E questa montagna di debito, allora quindi, se non si farà nulla, sarà destinata sulle spalle di figli e nipoti, un fardello gigantesco, immenso. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.